quando sei venuto ad Ascoli hai detto non ho visto ancora la scuola che può andare in fuga, c'è tanto equilibrio. Adesso stai vedendo dei contenuti. Cioè, da quello che è la classifica, anche adesso è così, perché dai, nel giro di 3-4 punti ci sono 4 squadre che vanno, quindi non c'è ancora una squadra che ha preso l'arco. Spero soltanto che l'Ascoli arrivi a maggio come è arrivata alla fine del girone d'andata. È parlato con te proprio? Sì, lo conoscevo già perché lo lascio allenare. Che ti ha detto adesso? Allora. Ti ha trovato cambiato? O No, peggiorato? sempre, sempre il solito. Impressione dei compagni? Pressione, ho visto, ho notato che secondo me è uno spogliatoio unito. Tanti ragazzi che remano secondo me dalla stessa parte, tutti dico, e mi hanno accolto subito bene e secondo me anche questa è la forza dell'Ascoli. Questo 4-2-3-1 dove pensi di collocarti in questo scambio? No, no, Dove puoi giocare? queste sono domande che deve far mister, Eh no? no, cioè tu devi decidere, tu sei mancino, quindi hai detto che arbitrando puoi giocare a sinistra, ma non più lontano. No, devi giocare davanti, dai. Non in difesa. Non in difesa. Le tue compagne adesso ti conoscevi, c'è qualcuno oppure... Personalmente no, però negli anni passati ci ho fatto sempre contro Mengoni, non mi lascia più una faccia da 3 anni scorsi e altri ragazzi. Hanno definito il miglior colpo del mercato, Spero di dimostrarlo la domenica quando si scende in campo, perché poi le parole lasciano il fatto che trovano, bisogna dimostrare sempre sul campo. Passato è passato, non fare il presente. No, noi te lo dicevamo quando con Pondera c'eravamo in Palermo, dicevamo, ma tu perché Perché siamo con non passi sono venuto, meglio tardi che mai. Ma ne parlavamo, del fatto che siamo... Io dissi, non ti si viene scrivere più tanti, perché sono stati riuniti, va bene. Senti, pure tu pensi che sia Pisa la concorrente principale? Secondo me sì. A Pontedera è un po' l'uomo simbolo, no? Cioè, capitano, il No, capitano è trascinatore. Capone, Sì, capitano tra nel senso di i punto di caponi. riferimento, Sì, anche a volte giocato anche come unico uomo a fare reparto. certo. Sì. Quando trovi una squadra molto offensiva, ci sono tanti giocatori offensivi, tanti giocatori d'attacco, avrai probabilmente meno di quelle praterie che spesso hai avuto a disposizione come attaccante a Pontedera. Sia perché gli avversari giocano in modo diverso quando affrontano Ascoli, ma sia perché appunto ci sono tanti uomini dalla tre quarti in avanti. Toccherà cambiare un po' il tuo modo di giocare, oppure la tua idea è quella di essere comunque il riferimento anche in questa squadra, in questa. Io cerco solo di fare quello che ho fatto in questi anni e di seguire quello che dice l'allenatore. È sufficiente fare quello che stai facendo, non dovrei cambiare Mi hanno preso per niente. questo, penso. No, diciamo che ce ne sono due o tre che come gioco, no? Somigliano per quartisti fantasisti, come possiamo chiamarli. O tocca scomitare No, oppure tocca convivere, ecco. l'importante è che a fine campionato siamo tutti contenti. Poi è uguale. Uno come Berrettoni, non Ma le so, squadre forti ce la devono avere tanti giocatori no, forti. però mi dà un po' l'idea che insomma è lì, no? Che come caratteristiche diciamo un po' mi somigliano, non Sì, vuole sì. dire che siete uguali, che tu potessi giocare un po' più a sinistra, un po' più a destra, ma idealmente no, mi dà un po' l'idea che. Sì, ci somigliamo, certo, ma è normale che una squadra forte come l'Ascoli ci avesse tanti giocatori forti e
22 giocatori che in quell'altra squadra giocherebbero titolari. C'è anche una grande occasione. Se dovevo cambiare 31 anni, se dovevo cambiare squadra, andare via a Ponte d'Arno per andare in una squadra normale, non l'avrei mai fatto. E l'avrei fatto solo con una squadra importante e l'Ascoli è una di queste. Perché l'occasione è già partita, come ho letto, nel senso che è il momento per provare se non hanno salto la sua serie di dire. C'ho 31 anni, lo faccio un anno, faccio. Posto?